Partita tra Lazio e Brescia, prima giornata del torneo interfacoltà, vincono 3-1 i ragazzi di Lazio. Partiamo dagli sconfitti, vabbè Stefano, diciamo che il vostro esordio qui, loro comunque è un grande ritorno, hanno già provato più volte una scuola di calciotto, per voi sono le prime volte, si devono ancora trovare dei meccanismi. Cosa è mancato secondo te stasera? Tarano si è fatto male dopo un quarto d'ora, io ho dovuto giocare fortunato, quindi giocavamo un'ora di campo. Poi sul 2-1 diciamo, loro hanno sicuramente giocato però un episodio poteva andare meglio. Il terzo gol che abbiamo preso è stato iniziato da un tocco di mano, magari si rimaneva a e finiva così, però poteva anche pareggiare. Quello che ho notato da fuori, diciamo, forse la troppa libertà di gioco che concedevate loro difensore. Sì. Non c'era il fiato di arrivare a pressare sempre, diciamo, usciva troppo facile. Il nostro attaccante di peso, penso si è visto. Di solito faccio io il pressing, solo che si è fatto male, quindi non riuscivo a correre. Come cosa può migliorare la tua squadra? Sicuramente, diciamo, è meglio se viene la persona che mancava. Ci dà un po' più di gioco al centrocampo, siamo assieme. Il capitan Tarallo non si fa male. Il capitan Tarallo non si deve far male, io non mi devo fare male, sono venuto in gioco. Bocca al lupo a te, grazie. Raffaele, grandi ritorni, si vince e convince, abbiamo anche nel 9 the match proposto dalla giuria con due gol. Che dire, miglior ritorno non si poteva avere, siete venuti, penso che il gioco abbia anche convinto, nonostante comunque la forma atletica è lontana da quella che noi conosciamo della vostra migliore squadra, però c'è stato tanto, si è visto comunque tanto su cui poter lavorare. Diciamo l'ultima volta che abbiamo giocato questo torneo eravamo molto più giovani. C'era però, meno barba. C'era meno barba, sì. No, per fortuna quella ancora no, però. Sì. No, comunque sì, abbiamo giocato veramente bene, non ci aspettavamo, anche perché ci sono parecchi innesti nuovi, diciamo, in una squadra che eravamo rimasti molto, però a quanto pare sì, molto funzionali. Sì, in verità era un po' che non giocavamo, proprio a calcio in generale, quindi non ce l'aspettavamo di fare la mantenere tutta la partita. Era una buona squadra, sì, sì, quindi certo, assolutamente un bel banco di prova. E poi vabbè, abbiamo lui, il bomber di Ruffo, abbiamo lasciato il bomber, abbiamo ritrovato bomber per fortuna. Ritorni bomber dopo 3 anni, non hai perso il tuo vizio. Diciamo che era un po' una scommessa questa partita, di sicuro dopo un anno e mezzo dal calcetto a Ciaotto, dopo il giro al crociato, quindi non conosciamo gli avversari, non hanno proprio la partita, l'hanno tutto stretto, quindi diciamo la partita era importante, l'abbiamo superata, ma tutto va bene così. Poi alla fine era una prova, il primo gol fatto, diciamo che si canta diritto tra i più belli del torneo. Abbiamo iniziato col po', secondo me è anche un bel gol. Grazie. Mi è piaciuta l'azione e mi è piaciuta la conclusione. Era quello che speravamo. In cosa potete migliorare, se c'è qualcosa da migliorare? Io penso c'è sempre. Ma c'è sempre da migliorare, a parte la forma fisica. No, conoscerci un po' anche come squadra, diciamo, e ovviamente con metà della squadra nuova si può fare sempre meglio, insomma, più ci conosciamo meglio giochiamo. Allora ragazzi, complimenti ancora, in bocca al lupo al bomber e a capitano. Grazie.